appuntamento con Good Morning Milano, sono le 12:31 minuti in questo istante, ben ritrovati qui su Milano News, è ora di pranzo, lo sapete, e finalmente abbiamo degli ospiti che ci diranno che cosa mangiare a pranzo, però non di quest'anno, il problema è quello, che ci diranno cosa mangiare a pranzo nel 1600, nel 1400, nel 1200, lo chiediamo ai nostri ospiti di oggi, sono gli Archeo Chef Valerio Campolunghi, buongiorno Valerio, buongiorno. Nicolo Grazioli, buongiorno. Insomma, voi mi potete dire precisamente cosa posso mangiare a pranzo o a cena, ma non oggi. Sì, esatto, fondamentalmente quello che se vuoi mangiare qualcosa oggi forse conviene andare magari in un ristorante, no? Noi siamo un po' più specializzati per cosa si mangiava ieri, diciamo. Insomma, nome più azzeccato non poteva esserci, Archeo Chef, Archeo Chef. Effettivamente l'archeologia della cucina, l'archeologia in cucina. Esatto. Insomma, ben prima dei vari Masterchef e compagnia bella si cucinava lo stesso senza tutto quel bailame intorno. In realtà poi forse un po' di bailare intorno, però sempre la cucina c'è sempre stato, perché vedete che si sì, è trovato sì, testimonianze sì. storiche, ricettari anche, sì, sì, quando sì. quasi veramente nessuno sapeva neanche scrivere. Sì, esatto, fondamentalmente ricettari, tra virgolette possiamo dire, esistono da parecchio, già nell'antica Roma con Apicio possiamo trovare un ricettario, ma al di là di quello si trovano anche frammenti in altri testi, quindi possiamo anche ricostruire noi altre ricette derivate da testi differenti. Di cucina si è sempre parlato alla fine, che bene o male mangiare si va sempre a mangiare. Poi c'è da far dire, siamo sempre stati italiani da quel punto di vista, abbiamo sempre avuto parlare di mangiare. Sì, esatto. Nonostante mangiare... le conquiste, nonostante sì. i passaggi sono stati i nomi diversi, sempre su quello, esatto, il ricordo non... che ci unisce è sempre quella. Non ce ne siamo mai fatto mancare. Grandi attestazioni, soprattutto nella seconda, nel basso medioevo. Ma come nasce l'idea appunto di andare a scoprire e non solo poi fermarsi a leggere, ma poi mettere in pratica anche quello che avete scoperto? Ma calcola che noi, essendo comunque due diplomati dell'alberghiero e due persone che uno con una laurea in storia, io la sto per prendere, quindi siamo comunque nel campo e nel settore, abbiamo deciso di unirli entrambi, esatto. fare questa unione qua e dire ma proviamo a vedere com'era, proviamo a riprodurre ciò che era fatto nel passato. E quindi abbiamo fatto qualche tentativo, qualche esperimento, perché senza la sperimentazione esatto. non saremmo riusciti a trovare neanche il giusto equilibrio, ecco. Oggi io qualsiasi ricetta voglio fare, anzi ormai io in casa non devo neanche pensare, lo chiedo ad Alexa mi dice cosa devo fare, no? Si collega, va in internet, cerca, fa tutto lei, io devo semplicemente esatto, eseguire. Fondamentalmente sì, a momenti non devi neanche più fare quello. Su qualcosa potrei dire, Alexa accendimi il frullatore e va anche il frullatore, effettivamente. Fatta mangiare pure lei. Sì, sì, esatto. Infatti, e beh, poi regna sovrano il bimbi che sì, nelle case, sì, fa tutto da solo, infatti, esatto. va da sé. Come si faceva invece una volta, soprattutto come fate voi a trovare queste ricette appunto legate al passato? Attraverso comunque un lavoro di ricerca. Ci sono nelle biblioteche, diciamo, sì, negli archivi di Stato, ecco, andiamo a cercare quello che sono i libri o anche i trattati, magari qualche trattato nello specifico che può essere inerente a... Per esempio Bovensin della Riva nel suo De Manialibus Medionali, cioè quindi le meraviglie di Milano. Famoso, lo citiamo sempre. Lo citiamo perché fu lui che nel 200 scrisse che Milano non era conosciuta dagli stranieri, ma neanche i milanesi conoscevano Milano, lo citiamo sempre, quindi salutiamo anche Walter Cherubini a questo punto. C'è un grande spazio che è appunto il nostro Bovensin della Riva, scrive praticamente delle meraviglie di Milano dal punto di vista alimentare, ovviamente ingigantendole, bisogna sempre prenderlo un po' con le pinze. Un po' di marketing. Allora, senza andare troppo Milano. Lontano, anche le guide turistiche, diciamo i libretti turistici, non è che sono una creazione nuova, c'erano già anche un tour gastronomico nell'antichità, esatto, quindi non... Cioè, guida Michelin non è inventato niente. Sì, a metà 500, un tour gastronomico di tutta l'Italia, a parte Roma, che l'ha saltata a piedi pari, ma vabbè.
però diviso qualche problema di potere politico, forse, esatto, probabilmente sì, probabilmente. E praticamente ha diviso l'Italia in tre tronconi, nord, centro e sud, e appunto descrive le bellezze dell'Italia. Stiamo parlando del 1500, cioè, grosso modo. Cioè, tu in club ancora vedi, esatto, esatto, sì sì sì, no, fondamentalmente e niente, insomma, sono cose abbastanza anche TripAdvisor, cioè quel libro lì già lo anticipava, insomma, come dicevo, quello dice, infatti non c'è, ormai non c'è più niente da inventare, non c'è inventato tutto. Sembra davvero che cucina ha tantissime cose appunto già sono state inventate e voi le state andando a riscoprire. Esatto. Oltre a riscoprirla appunto con la ricerca e tutto, le provate spesso e volentieri, le divulgate. Sì, 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 esatto. La divulghiamo, prima le testiamo, anche perché comunque ci sono delle ricette che, con degli ingredienti che o sono irreperibili, oppure bisogna un attimino modificare per adattarle al gusto contemporaneo, sì. Anche perché magari si sono modificati proprio i palati nostrani e certe ricette sono purtroppo... Allora, se uno osa... è coraggioso, può magari mangiare qualcosa, sì, di esatto, cioè noi abbiamo, no, ovviamente fatto il gusto moderno, cioè noi facciamo sicuramente, chiaro, sempre il primo tentativo fatto attenendoci proprio nello specifico a com'era e l'assaggiamo e noi, cioè, devo, anzi, che cavia che assaggia, ma noi facciamo anche, ci facciamo anche da cavia, ecco, quindi però siamo poi è capitato, quindi, magari di far assaggiare anche a terzi, anche al pubblico, sì, sì, qualcosa, sì, con il più attinente possibile a quello che poteva essere un sapore dell'epoca, perché comunque il sapore non possiamo sapere com'era all'epoca. C'è due grossi limiti, tra virgolette, se poi anzi dici va la vostra bravura. Dalla parte appunto il sapore, voi non avete la minima idea di come sia il sapore, se non magari grazie a qualche racconto, qualcosa scritto che però devi, sì, interpretare. Anche, no? Lì è molto... Il sapore è soggettivo, infatti, quindi alla fine si è perso il concetto. Però mi viene anche in mente l'immagine. Non avete le foto? No, foto non ce ne sono, tranne magari qualche quadro che... C'è iconografia. Qualche iconografia che può... Qualche miniatura, iconografie particolari, però alla fine non c'è moltissimo. C'è... Ovviamente sì. Non c'è il ricettario con la foto a fianco che ti può dare passo, una... passo. Ma al di là della foto non ci sono nemmeno le dosi, non ci sono i tempi, non ci sono... Però cioè... mi dicevate prima, Fabio, una cosa molto interessante su questo, cioè allora, non ci sono dosi, non ci sono tempi, a un certo punto qualcuno ha cominciato invece a dire no, beh, bisogna, sì, regolarsi, sì, ovviamente, diciamo, non c'era la Swatch a darci la cadenza del, no, tempo, no, c'era le Ave Marie, ecco, definiamolo così, le preghiere, le preghiere, si erano... scandiva il tempo attraverso la preghiera e il primo, una delle primissime attestazioni è Maestro Martino, grandissimo cuoco ticinese però trapiantato a Milano, fu anche il cuoco di Francesco Sforza, del Duca Francesco Sforza, quindi è chiaro che è più milanese di così, per dire, di fatto di Milano, e lui tentò nel suo ricettario, il libro di arti cucinarie, di reinventare, di insomma avvicinare un po' alla cucina anche a altri, non soltanto all'aristocrazia, chiamiamola così. E lui tenta di dare delle indicazioni anche a chi non era del settore, di dire, guarda, per fare questa ricetta o questo tempo di cottura conta tre Ave Marie, due Padre Nostri e via scorrendo. Oggi posso l'uovo sodo che fate, quante Ave Marie devo dire? Dipende anche dalla grandezza, esatto. Che okay. Tre Ave Maria, comunque... concetto un uovo sodo, mi ha il timer, dove davanti, che fa anche bene, sembra che magari... Sì. Insomma, vi tagliate a composto nell'altro dei cieli, può essere sempre comodo, no? Insomma, sì. Un'inizia l'ultima dilettevole. Sì, esatto. Sì. È molto, molto interessante appunto questo, quello che fate, perché davvero andate a scoprire un mondo che in molte parti non c'è più, perché insomma, ingredienti appunto, no, esatto, tipo anche, insomma, farina, dopo diciamo farina, ma insomma... Sì, sì, allora fondamentalmente il grano che abbiamo oggi, le tante varietà di grano, perché ci sono qualità pressoché infinite, sì, sì. E non sono comunque quelle che c'erano all'epoca, non ce n'è una che è propriamente di derivazione medievale, cioè sono tutte delle ibridazioni fatte anche per far sì che il nostro palato si adatti meglio a quel sapore, cioè l'evoluzione, proprio come diceva prima, del gusto ha portato sì anche che i vari alimenti siano stati modificati in modo tale da piacere di più al palato. Siete riusciti a trovare questa evoluzione del gusto o è un'evoluzione che viene
naturale del tempo, ci sono dei momenti in cui ci sono dei momenti si fa già un gradino, ci sono dei momenti. Fino al 500 la cultura è prettamente allora già nel prima del 400 non c'è una cultura vera e propria italiana, francese, ma c'è una cultura europea. Quindi perché alla fine chi lavorava all'interno delle aristocrazie o comunque all'interno dei grandi signori così si spostava, però i gusti grosso modo erano più o meno gli stessi, dipende dalle zone. Comunque bisognava la carne veniva cotta in un determinato modo. Ci sono delle attestazioni del tipo brodo saraceno, però non è che era un brodo fatto in onore dei saraceni, o fatto con farina di grano saraceno, sì, chiaro, neanche quello, neanche quello, no, era solo un po' scuro. Sì, era per definirlo più scuro, ecco. Poi, e quindi poi pian pianino c'è questa evoluzione della cucina italiana, quindi c'è già una si comincia a cucina regionale, una sorta di cucina esatto. Anche perché comunque rimane sempre abbastanza frammentata, mentre gli altri si evolvono, per esempio la Francia in uno stato sempre più unito, l'Italia rimane sempre grosso modo separato. Però ecco, c'è da dire che comunque per quanto sia separata ci sono dei piatti che sono presenti in tutta Italia, hanno portato delle derivazioni che si usano ancora oggi, almeno si usavano almeno fino a un 40-50 anni fa. A me viene in mente per esempio la zuppa alla pavese o la stracciatella romana, sì, che in realtà non sono altro che una derivazione di un piatto medievale, gli zanzarelli, esatto, così. E poi un altro, perché poi zanzarelli o passatelli, e in Emilia si fanno i passatelli, sono ancora un'altra modificazione, ancora anzi con lui forse il concetto proprio di evoluzione al massimo, perché le altre bene o male hanno ancora un'attinenza abbastanza simile alla ricetta, sì, che era nel Medioevo. Ma quale sarebbe quindi secondo te un piatto unificatore d'Italia, quello dovrebbe essere allora? Ma un piatto unificatore d'Italia, infatti no, uno pensa a quello oggi, quello. Sì, oggi sicuramente può essere la pizza, sì, perché oggi sicuramente sushi, è quello, sì. Sì, ormai anzi la conquista giapponese qualche babbo però sì, esatto. Ma sai che onestamente non ti saprei dire perché. Forse la pasta. Esatto, cioè, probabilmente la pasta. La pasta è molto più tardi. Quindi cioè, la pasta arriva nel basso medioevo. Arriva molto più tardi come prodotto di importazione. Viene utilizzata soprattutto nelle città con uno sbocco sul mare. Per esempio, Genova, un grande pastificio, Genova. Per dare l'opportunità ai naviganti di conservare del cibo, perché prima era prettamente fresca, la pasta secca nella sua evoluzione si può conservare più a lungo. La cosa particolare è che non era pasta asciutta all'inizio, ma era una pasta in brodo, tipo noodles, tanto per dare un'idea. Sì. Ed erano poveri, soprattutto nel brodo di cappone, conditi con tanto cacio e cannella. Quindi sì, era una cosa molto particolare. Ma adesso che si è riscoperta anche la moda dello zenzero, ma proprio riscoperta, perché nel Medioevo si utilizzava, cioè non è che è arrivato adesso questa spezie esotica, no c'era già. Citando io le storie tese, la famosa canzone. Ma la grandissima, lo zenzero era la base di tantissime preparazioni, però ovviamente parliamo di cucina sempre aristocratica, elevata, il popolo, ecco, chiaro. Il popolo quando ha iniziato a dire magari cambio un attimo questa virgola, magari faccio qualcosa che oltre a essere utile è anche buono e me lo mangio e faccio, cioè guarda che il cibo non è diventato solo sostentamento ma anche un momento conviviale. Le attestazioni, durante le feste grosso modo comunque si mangiavano prodotti interessanti. Quindi, ma già solo mi viene in mente anche che durante le feste romane veniva dato, magari chi era seduto nel Colosseo, ci sono stati anche i periodi, ci sono anche delle attestazioni del lancio di determinati cibi, ma banalmente il pane veniva distribuito alle persone che pagavano e si sedevano sugli spalti. Allo stadio che giro con le bibite c'era quello che dava giro col pane. Sì, però fondamentalmente in realtà generalmente era offerto dall'imperatore Diciamo che io ho letto di alcuni banchetti che duravano praticamente settimane.
e alla fine del banchetto avanzavano tantissimo e per non buttarlo c'erano distribuzioni pubbliche di ciò che veniva di ciò che non veniva consumato all'interno del banchetto, oppure grandi costruzioni, grandi artifici di zucchero che poi non venivano consumati ma erano solo lì per bellezza, però si parla di cucine molto aristocratiche. L'imperatore, grandi signori anche si potevano permettere, okay, dai ducati in su, sì, soprattutto in Italia, no, ma anche all'interno delle cittadine, okay, i grandi signori erano molto ricchi e venivano costruiti questi artifici particolari, sì, e poi venivano rotti e distribuiti poi al pubblico, anzi addirittura alcuni banchetti si svolgevano in piazza, però venivano messe delle sorte di gradinate tipo stadio e il popolo poteva ammirare. E poi veniva rimunerato con il cibo. Con quello che avanzava, fondamentalmente, perché era una sorta di munificenza. Sì. Beh, perlomeno non c'era grande scarto. Se ci pensi. Cioè, su Instagram vanno tutti a fare la foto al mangiare, tutti noi altri a guardare. Sì, stessa cosa. Ecco. Purtroppo l'attestazione del e non mi lancia neanche a partecipare alla fine. Esatto. Del cibo del popolo, diciamo che non ci sono tantissime documenti che ce lo raccontano per filo e per segno, però si possono estrapolare ciò che non si mangiava, ciò che non viene citato in un banchetto, per esempio gli ortaggi e le verdure sono sempre state considerate dei piatti per poveri, mm-hmm, però bastava nobilitarle con una spezia ed ecco che diventano per ricchi. Cioè, quindi, ci voleva poco alla fine per dire. Martino fu il primo a tentare questa, diciamo, nobilitazione nelle verdure. Nelle vostre ricerche, insomma, tantissimi piatti che avete trovato, qual è il piatto che non avreste mai pensato di trovare? Sì, che abbiamo trovati parecchi, che sì, sono molto, molto molto particolari e simpatici, però il gusto a Milano, nella Milano medievale, di mangiare lamprede, sanguisughe, ecco, quello... esatto, delle sanguisughe sono me personalmente mi ha un po'. Però sai, ti dirò, magari cotte nel loro sangue, però cioè, ti dirò, probabilmente fatte in qualche altro modo, forse le assaggio. Le avete provate? No, sinceramente no. No, non le abbiamo ancora provate. Posso chiedere alla vostra città se ce ne forniscono? Vediamo, facciamo delle prove. No, magari quello è un assaggio. Però è molto un piatto che per esempio non siamo riusciti a modernizzare come gusto, è un piatto greco, sì, si chiama Candaulo. E assurdo, ha un sapore che non abbiamo nemmeno mai proposto a terzi, perché è proprio non molto particolare, era una sorta di sformato, però prima sformato, cioè, di carne trita, tanto praticamente dovevi fare il brodo con quella carne trita, poi ricuocere quella carne nel brodo e poi passarlo in forno. Oddio. Con sempre altro brodo di sapore, quella che cioè è un carne in brodo, però no, il sapore è... perché poi venivano aggiunte delle erbe aromatiche e sinceramente a noi non è piaciuto, quindi abbiamo preferito evitare di sgustare. C'è da dire che invece c'è un piatto che non è stato pressoché modificato tanto, però dai greci, cioè nel senso nell'antica Grecia c'era i tiropitachia, che erano una specie di triangolino di pane, definiamolo, sì, così, con dentro la ricotta, la feta e gli aromi vari. Okay, e ancora buono. Adesso si fanno, cioè i tiropitachia ci sono ancora adesso e si fanno pressoché allo stesso modo. Cioè, quello che può variare è che adesso lo spessore della pasta è molto più fine, quindi ha un sapore magari leggermente più croccante per quello, però per il resto, cioè semplicemente perché abbiamo macchinari per stenderla, se no non comunque grosso cambierebbe modo, abbiamo trovato delle cose abbastanza interessanti nei ricettari. E i vostri piatti preferiti quali sono invece da questa ricerca? Ma quanti piatti avete all'incirca? Quanti piatti avete recensito? Allora, nella creazione dei menu, perché abbiamo appunto creato anche dei menu per alcuni eventi. Guarda, penso che avremmo superato 200 forse piatti. Nei menu, nel senso prove fatte, recensiti, oppure in attesa. Fatti e finiti, che poi magari non abbiamo nemmeno ancora pubblicato sulla nostra pagina, però già fatti e finiti 200-250 li avremmo fatti. Per esempio, l'ultimo evento che abbiamo fatto è stato la creazione
del menu per Feudalismo e Libertà, che è una pagina abbastanza conosciuta. Ci hanno invitato in qualità appunto di esperti di cucina, abbiamo fatto dei alla quarta donata sull'Adda, esatto, e abbiamo fatto praticamente, abbiamo fornito delle ricette da taverna medievale per loro, e il locale là, e a quanto ci avevano detto sono piaciute tanto, quindi tutte le epoche così, qual è quella che è più facile realizzare come cucina? Allora, probabilmente ce n'è una romana e una medievale che sono abbastanza facili. Uno è il libum, che è romano e sono una sorta di panini fondamentalmente, senza lievito, quindi non c'è il discorso devi aspettare addirittura che si gonfi il pane, ma semplicemente farina, ricotta e un po' di feta, perché semplicemente la ricotta che avevano loro aveva un sapore un po' più forte, quindi per cercare di farina di farro, più che altro è generalmente farina di farro, per tenere un po' più forte bisogna mettere ovviamente un pochettino di farina bianca, anche se in realtà allora diciamo non è filologicamente corretta, un ovetto per legare il tutto. Il consiglio che do io magari è: se lo fate le prime volte, mettete un po' di farina bianca, semplicemente perché lega meglio e quindi vi viene più facile prepararla. Ecco, la cosa particolare è che la carta forno dei romani era l'alloro, e quindi questi panini venivano cotti sì al forno, ma facevano uno strato di foglie d'alloro dove venivano appoggiati sopra per cuocerli, quindi anche la carta forno non è una nostra invenzione. La carta forno lasciava un buonissimo profumo. Sì, esatto, profumata, a differenza della nostra, pure profumata, ecco. No, per me invece una ricetta abbastanza semplice è questa sorta di cheesecake, che è una torta bianca, citata da Maestro Martino nel suo ricettario, che grosso modo è una semplicissima cheesecake nostrana, come la conosciamo noi, però aromatizzata con l'essenza di rosa e lo zucchero sopra. La cosa particolare è che questa torta bianca poteva essere sia dolce che salata in base agli ingredienti che uno appunto metteva dentro, esatto. Bianca, tutti ingredienti bianchi ovviamente. Apri un bel capitolo però qui, Valerio, il capitolo dei dolci. Insomma, siamo abituati appunto a pensare a Medioevo, grandi cosciotti di maiale. Ecco, così, in realtà non è così, esatto, cioè magari l'aristocrazia, sì, per carità, ma l'aristocrazia dell'Europa, perché se già ci spostiamo un attimino, anche lì la carne, non dico che viene meno, ma è molto scarseggia. Cioè, no, più una prevalenza di verdure, no. Ecco, non dipende dalle zone. Io ho visto dei ricettari anche in arabo, non ho letto l'arabo perché non lo so comunque, però ho letto delle traduzioni. E per esempio anche nelle Mille e una Notte, tanto per dare un esempio, parlando di dolci, la pasta di mandorle viene importata, che poi uno dice pasta di mandorle tipicamente siciliana, in realtà è un'importazione degli arabi che hanno importato poi dall'India, e da lì è nata tutta questa pasta di mandorle, e nelle Mille e una Notte c'è un'enormità di una quantità enorme di citazioni di questi pasticcini, sì. E quindi è particolare come anche il concetto di dessert, noi dessert aperitivo oppure dessert e antipasto, nel Medioevo invece erano concetti che potevano essere assolutamente sovrapposti e sbucciati. No, e potevano, non c'era un criterio, cioè, come nei matrimoni siciliani, potevano essere spostati. Iniziavi magari con dei confetti o con delle paste dolci, con dei biscotti, con del vino aromatizzato, però poi lo potevi trovare alla fine. Ok. Che tra virgolette l'ipocrasso, poi c'erano questi dolcettini come bozzolati, che erano una sorta dei taralli dolci che venivano cucciati nel vino aromatizzato o alla rosa o alla salvia, appunto nell'ipocrasso, e li trovavi praticamente, o per esempio la cosa particolare che ho trovato, si iniziava con del finocchio però fresco, però zuccherato. Uno dice, cavolo, inizio con del finocchio zuccherato, che se ci pensiamo crudo, finocchio crudo, ma zuccherato. Se ci pensiamo bene, ci sono buono, ma ci sono degli chef, non ci ho mai pensato di buttare lo zucchero sopra al finocchio, pensa che in realtà ci sono ci sono degli chef stellati che cosa hanno fatto? Hanno fatto proprio una ricetta molto simile, hanno tagliato il finocchio loro a striscioline proprio sottilissime. Poi hanno messo sopra lo zucchero di canna e l'hanno caramellato. Ora, mancava il concetto del caramellato nel Medioevo, perché veniva dato così. Però, fondamentalmente, non è neanche lì, non è che hanno inventato
hanno ripreso una ricetta modificandola e l'hanno fatta propria, ecco, quello sì. Facciamo appunto, consideriamo una cosa da ricchi, è una cosa molto moderna, però invece no, cioè una cosa da ricchi, ma anche già nel... Allora, sicuramente il dolcificante più famoso e più a buon mercato, chiamiamolo così, era il miele, ovviamente lo zucchero di canna che veniva importato. Venezia fu uno dei più grandi importatori, tant'è che la ricchezza di Venezia nel Rinascimento per quanto riguarda lo zucchero è ampiamente attestata, tant'è che alcuni dogli erano talmente strapieni di zucchero che non solo si facevano confezionare gli alimenti, cioè confezionavano alimenti, ma addirittura i tovaglioli fatti di zucchero. Beh, ma se noi adesso non andiamo troppo lontano, ci sono molte persone che cosa fanno? Creano delle statue con lo zucchero, sì. Cioè, e anche lì basta anche cercarle su internet, ci sono delle basta scrivere, cioè, statue di zucchero, ci sono conservate. Sì, tanto sì, sono una Venere di Milo fatta con lo zucchero. Wow. Sì, 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 noi quando abbiamo fatto appunto le nostre conferenze prima di fare i nostri eventi di scuola di cucina, sì, antica, esatto, ecco, così. Diciamo così. Prima di questa il ciclo precedente, ciclo ecco, precedente di questa... che è stato in realtà un ciclo di conferenze, quindi non di produzione effettiva, e abbiamo trovato anche queste cose qua. Ma cose particolari, ma questo è il bello della ricerca e questo è il bello diciamo della nostra attività, è che trovi delle cose veramente fantasiose che non ti aspetti, sì, oppure delle cose che non tipo ti aspetti, poi un pavone che sputa fuoco. L'idea del pavone che sputa fuoco, sì, che sputa viene fuoco. È una ricetta di Maestro Martino, cioè veniva preso il pavone, spennato, spellato, cotto, poi rivestito. Quindi venivano rimesse le piume, cioè immaginati, le piume venivano rimesse a posto. E poi servito in tavola, ricreando appunto un'idea di Bosco, però con della bambagia nel becco, imbevuta insomma con dell'alcol, insomma con della... sì, con qualcosa infiammabile e poi gettava fuoco dal becco, quindi l'idea del drago che sputa fuoco, ecco, fatta con il pavone. Quindi ovviamente, ovviamente si parla di cucina, chiaro, di più grosse attestazioni. Maestro Martino, sì, sì, sapeva, cioè, ah, sì, esatto, cioè, cacco, hai di stare considerato da Bartolomeo, da Bartolomeo Scappi, da Sacchi, dal Platina, che era un suo amico, e il lapicio moderno. L'apicio moderno, ovviamente, cioè, del tempo anche suo. La nouvelle cuisine francese, così. Comunque sono derivazioni di quello che è il recettario di Martino. Beh, sì, ecco, cioè, perché i cuochi alla corte del re francese, poi si sposa con Anna de' Medici nel 500, e loro hanno studiato sui testi di Maestro Martino, sui testi di Scappi, che sono comunque contemporanei, insomma 1570 il testo di Scappi, e quindi non ci si inventa niente. La cucina, grosso modo, quella secondo alcune teorie, quella francese deriverebbe appunto da una cucina precedente italiana, cioè dello svizzero italiano, quindi sì, lui era, sì, però... cioè, quindi diciamo la così rinomata cucina francese in realtà è meneghina, c'è poco da fare, dai, diciamo, cioè, è quello tanto, è quello secondo alcune teorie, sì, secondo alcune teorie meneghina in te si diventerà avanti, va bene. Prima di chiudere, siamo quasi in chiusura, ricordateci le coordinate però per seguirvi, e so che insomma adesso avete appena fatto appunto un ciclo di conferenze importanti, ci saranno altre, sì, come ce funziona, ne come altre. Si fa per seguirvi, per venire a mangiare i vostri piatti? Allora, per seguirci, la nostra pagina attualmente su Facebook, stiamo anche chef, in preventivo aprirla anche su Instagram, quindi tra poco ci espanderemo anche nel prossimo social network. Seguiteci lì per sapere dove saremo, quando lo faremo e tutto. Alcune conferenze sicuramente sono a porte tra virgolette chiuse, perché alcune sono delle scuole, quindi non è possibile accedervi. Cioè, fatemi venire in scuole anche, giusto? Sì, sì, abbiamo fatto delle conferenze. Faremo un prossimo, proprio la prossima. Tornate a casa fa un po', so, sì, no? Sì, sì, esatto. Cioè, esatto, la prossima sarà di nuovo anche lì. Cioè, nel senso, lì ce n'è in preventivo un'altra. Ecco, un paio sono già state fatte. Fanno ancora entrare. Sì, sì, sì. Sì, però anziché fare gli studenti, adesso siamo noi a spiegare. Se volete seguirci sulla pagina, poi noi ciclicamente postiamo anche delle. Divulghiamo un po' delle nozioni, delle notizie, ricette o
aneddoti particolari sulla storia della cucina o cose un po' particolari. Addirittura sì, io, grazie anche alla la nostra grafica illustratrice, carta, che collabora con noi, che ha sulla pagina, si chiama Erika Fontana, la sua pagina è Carta Straccia, praticamente ci dà non solo ci fa delle illustrazioni molto 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 carine, inerenti a quello che noi stiamo scrivendo. Abbiamo per esempio fatto una recensione su alcuni manga che trattano di cucina. Esatto, e ecco, questa è proprio una ci ha abbinato un'immagine a quello che noi stavamo appunto, ecco, definiamo questa qua è proprio un'esclusiva di Milano News. Oh, ecco, grazie. In futuro, in un futuro abbastanza recente, cioè prossimo, non è dopo l'estate diciamo, abbiamo in preventivo un progetto che esula dal discorso archeologia ma rimane sempre nel concetto di cucina, cioè di provare a fare anche dei piatti presi dai fumetti, dalla cosa del fumetto, quindi ovviamente il Giappone sta conquistando anche voi. No, in realtà vogliamo provare noi a conquistare il Giappone. Ah, ecco, il discorso è quello. In realtà ho trovato dei fumetti particolari, per esempio, sull'invenzione del baccalà a Venezia. Quindi volevo riproporre, cioè, la ricerca. È logico che comunque il discorso storia rimane anche in quel progetto. Cioè, sì. Il principale rimane e rimarrà sempre la storia della cucina. Però abbiamo trovato dei fumetti che hanno anche nozioni storiche, e in quelle nozioni storiche ci sono anche dei piatti, quindi sì, pian piano è carina come idea. Vabbè, allora cioè, abbiamo il motivo anche per rivedervi a questo punto, allora, a settembre, oltre che venire a provare. Beh, tutti volentieri, ecco, perché no? Sono curiosissimo di mangiare queste robe. Dai, facciamo le sangue. Adesso mi organizzo e facciamo le sangue sugar. Va bene, dai, va bene. Il sangue da buoni sforzi, buoni discendenti dello Sforza. Esatto. Quali siamo, dobbiamo provarle. Va bene. Ci mancherebbe. Cioè, Milano News è proprio. Cioè, diciamo, allestiamo una cucina da campo qua e. Abbastanza veloce. Esatto. Dobbiamo le sangue sugar cotte nel proprio sangue. Dopodiché chiuderemo tutto, perché saremo la nobela. C'è qualche piatto che ho trovato che, a pensarci, è un piatto che fa male, cioè nel senso che adesso non so mangiare perché è velenoso oppure perché sì, condivano con parecchia noce moscata, ma cioè loro ne usavano tanta e ma mangiata così dopo tre noci moscate mangiate anche le mandorle, loro mangiavano tantissime mandorle, noi sappiamo morte. Che è vero che per mangiare una quantità tale da morire di mandorle ce ne vogliono. Però sappiamo che c'è un ruolo dove li mandorle, perché tutto sì, esatto, esatto, ecco, e il discorso è anche quello lì, cioè le mandorle, soprattutto una varietà che si usava tanto molto nel Medioevo, mangiarne una ventina già iniziavano a farti star male, ecco, il nostro corpo già ha trovato anche un meccanismo di darci una sensazione di nausea quando arriviamo ad essere al limite. Se mettete a mangiare un sacco di mandorle, vi accorgerete che a un certo punto vi verrà la nausea. Quando viene la nausea, fermatevi, perché il vostro corpo vi dice: boh, siete arrivati nel limite, oltre stai male. Vedere decidi tu, se vuoi mangiare puoi mangiare, ma oltre stai male. Insomma, quindi abbiamo un limitatore naturale che sì, cioè. Spesso e volentieri. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo davvero per essere grazie qui con noi. Grazie a te che ci hai chiamato. Valerio e Nicolò di Archeo Chef, contate a seguire la loro pagina nei commenti, come state, trovate tutti i link e i tag. Grazie mille. Grazie mille. Buone grazie vacanze, a te. Ci vedremo allora. Ritorno, ci vediamo a settembre, volentieri. Per altri piatti. Perché no? Perché scoperte. No? Grazie mille. Grazie che ci avete seguito, come sempre domani appuntamento con Gourmand Milano, ritorna lunedì, oggi è venerdì, quindi ritorniamo lunedì siamo in esterna perché andremo con Grazia in giro per la città e vedremo un attimino che Milano scopriremo. Questa sera, ve lo ricordo, ecco lì in grafico, lo vedo già, vediamo Nicolò, il TV di questa sera, come muoversi a Milano, capitolo 2, ore 20.45, Parini Coworking, via Vanoni Sconti 13, ci troviamo per capire meglio come muoversi a Milano per chi ha delle necessità particolari. Grazie mille, arrivederci, a presto.